Marcello Brizzi conosce subito le prime fatiche da presidente, che significa starsene in piedi per mezz'ora di interviste con le stampelle. Ma guarda, domenica sono stato in piedi 2 ore durante la partita contro la prima in classifica, quindi è stata molto, però è stata una bellissima soddisfazione, quindi sono contento che oggi la società, non tanto della mia nomina, perché la mia nomina, torno a ripetere, è una nomina, io ho accettato con responsabilità di ricoprire questo incarico, però la cosa che mi fa più piacere è che oggi si è ricompattata la società, anche il presidente uscente Giorgio Lacrimini è tornato a far parte del consiglio di amministrazione, e quindi siamo tutti compatti per salvare quest'annata, questa categoria e ridare slancio a questo Sansepolcro. Qual è l'imprinting del nuovo presidente Marcello Brizzi? Ma è l'imprinting di tutta la società, e noi l'anno scorso abbiamo vinto un campionato prevalentemente con persone del posto che erano attaccate tantissimo alla maglia. Quest'anno non so per quale motivo non siamo riusciti a mantenere questa caratteristica, e quindi ripartiamo da qui. Come dicevo, i giocatori vecchi della squadra, tra virgolette vecchi, ma insomma le bandiere di questa squadra, ci hanno chiesto di rifare una squadra, di rifondare una squadra con persone che vogliono bene a Sansepolcro, che vogliono giocare a Sansepolcro, che vogliono lottare per il Sansepolcro, che devono essere onorati di giocare al Buitoni, e da qui partiremo. Sansepolcro però non è solo prima squadra, ma è anche e soprattutto il settore giovanile e femminile. Assolutamente, il Sansepolcro deve tornare ad essere il Sansepolcro di tanti anni fa, quando in prima squadra giocavano 9, 10, 11esimi provenienti dal settore giovanile, quindi il settore giovanile è sicuramente al centro del progetto. Abbiamo quest'anno dei buonissimi allenatori nel settore giovanile, sì, nella parte agonistica e anche nella scuola calcio, e questo è il lavoro che dovremmo fare. Devo dire che con gran rammarico che ci è dispiaciuto aver interrotto il rapporto con Maurizio Falcinelli, che per noi era una persona che ha dato tanto a questa società, e l'avevamo riportata a Sansepolcro proprio per ricostruire questo progetto con i giovani. Purtroppo c'è stato qualcosa che non ha funzionato e ci siamo dovuti dividere, però la sua filosofia deve essere quella, la filosofia che deve contraddistinguere la squadra per la crescita del settore giovanile. E per quanto riguarda il calcio femminile, siamo orgogliosi e onorati di avere un bel movimento, abbiamo una squadra che fa un bel campionato di vertice, di calcio a 11, ma abbiamo anche un bellissimo movimento sul calcio a 5 con 2 squadre, e abbiamo anche un bellissimo movimento di calcio giovanile, e questo onestamente è un fiore all'occhiello di cui ce ne vantiamo molto. Torniamo alla prima squadra, più facile, Sansepolcro salvo, senza play out, una Fiorentina fra le prime 5 in Serie A. Guarda, io sono tifosissimo della Fiorentina, ma spero vivamente che il Sansepolcro sia salvo senza play out. Comunque faremo di tutto, anche se c'è da fare i play out, per salvare questa categoria, perché sono convinto che è una squadra che deve meritare questa categoria, assolutamente.